Buonasera, eccoci di nuovo in diretta da Telemodena con Piazza Grande e come tutti i giovedì. E come tutti i giovedì pensate che anche oggi avete prodotto a testa, tutti voi che ci ascoltate e anche quelli che in questo momento non ci ascoltano, circa 1,6 kg di rifiuti. Questo moltiplicato per tutti gli abitanti di Modena e provincia fa 374.000 tonnellate di rifiuti l'anno, con un incremento addirittura, mi sembra di aver letto, di circa il 5-6% rispetto ai rifiuti dell'anno precedente. Parleremo quindi di come smaltire e soprattutto attraverso gli inceneritori, visto che questa è una delle strade per ora percorse, questa quantità di rifiuti che davvero costituisce un grosso problema da tutti i punti di vista. A parlare con noi abbiamo invitato l'ingegnere Adelmo Benassi, che è responsabile della divisione ambiente di Meta, l'assessore Giovanelli, Ferruccio Giovanelli, assessore provinciale per l'ambiente, e Giampaolo Giacobazzi, che è un esperto ambientale dei VAS, Associazione Nazionale Verdi Ambiente e Società, che si occupa da tempo del problema dei rifiuti. Quindi questi dati, assessore Giovanelli, sono vostri, sono forniti da voi, sono veri, no? Si parla quindi di 374.000 tonnellate di rifiuti l'anno. Cosa si può fare di questi rifiuti? Si possono, fino a poco tempo fa, smaltire in discarica, no? L'ideale sarebbe produrne meno, certo, se fosse possibile. Questo serve l'attenzione di tutti i cittadini a che la produzione sia minore. Ovviamente servirebbero anche leggi che riducessero la produzione alla fonte, quindi la riduzione degli imballaggi, la raccolta differenziata che permette di avviare il recupero il maggior numero di rifiuti che viene prodotto, e ovviamente le forme di smaltimento tradizionali che anche in base a Ronchi ci dicono che dobbiamo cercare di recuperare energia, perché il rifiuto oggi che deriva da una raccolta differenziata media che attorno al 30% ha un potere calorifico molto alto, poi l'ingegnere Benassi sarà molto più preciso di me da questo punto di vista, ed è veramente un peccato seppellire in discarica una risorsa energetica per un paese come il nostro che ha sicuramente bisogno di energia. Vediamo anche adesso le nuove problematiche del mercato libero dell'energia. Certo. Quindi il rifiuto non è solo un rifiuto, ma è anche una risorsa. Certamente. Quindi ci si pone di fronte anche a questa necessità di valorizzarlo. E sono problemi relativamente recenti, perché fino a pochi decenni fa naturalmente di rifiuti non ne producevamo, non avevamo neanche forse di che mangiare. Si è cominciato con la politica, vero ingegnere Benassi, delle discariche, questo intorno agli anni 60, e quelle di cui per le quali insomma, si occupa lei, mi sembra che risalga la più vecchia proprio agli anni 60, in via Caruso. Sì, in origine lo smaltimento era esclusivamente in discarica, peggio in discarica incontrollata, dico in origine molti decenni fa, insomma all'inizio, da quando diciamo, l'inurbamento è aumentato, quindi è aumentata la concentrazione di persone in luoghi più circoscritti, è stato necessario smaltire questi sostanzialmente rifiuti. Delle pattumiere a cielo sostanzialmente aperto. Erano delle pattumiere a cielo aperto. Diciamo che fino alla fine degli anni 80 non esistevano leggi in Italia che regolassero una materia quindi come siamo questa. Siamo anche in questo campo partiti tardi. Siamo partiti tardi e il famoso DPR 915 è stato la prima legge organica sui rifiuti che ha cominciato a normare anche queste cose. Le discariche che sono in via Caruso, la più vecchia, se ricordo bene, ovviamente non c'ero, risale alla fine degli anni 50 come inizio della coltivazione, l'attuale, e questa ovviamente è nata, è figlia del suo tempo, come si non dice. Non era controllata. Era controllata nel senso che veniva gestita, recintata, è stata appoggiata su un fondo con molta argilla, quindi di suo, come dire, impermeabile, in un qualche modo tranquillizzante. Però il problema grosso comunque è che passa, diciamo, questo liquidino che si forma dal rifiuti, però può passare sotto e insomma andare a inquinare, quindi non è solo un impatto visivo, paesaggistico, certo, così, ma c'è proprio un problema per le falde. Per fortuna in quella zona non è avvenuto, quella zona è controllata da piezometri che la circondano e quindi non è avvenuto né per colpa o per contributo, diciamo così, della parte più vecchia della discarica, tantomeno nelle nuove che sono state fatte secondo i criteri, fatte e gestite secondo i criteri più recenti. E Modena, come molte altre città dell'Emilia Romagna, quasi tutte, l'ultima è Piacenza che sta costruendo il suo inceneritore adesso,
si è dotata tra gli anni 60 e la metà degli anni 80 di impianti di incenerimento che dovevano in un qualche modo superare questo Quindi problema. Da un punto di vista, diciamo, storico, alla discarica ha fatto seguito l'inceneritore come possibilità di... sono due cose diverse, indubbiamente, la discarica appoggi, nell'inceneritore distruggi, però voglio dire, il discorso del recupero è un terzo passo che è venuto dopo l'installazione dell'inceneritore, perché mi sembra che sia stato progettato intorno al 75, quindi si parla di parecchi anni fa, poi è iniziato a costruire nell'80, diciamo, non l'inceneritore così, di diciamo così, la prima versione non recuperava l'energia. Come nessun altro impianto, sono nati tutti come elementi... Una grande stufa che bruciava tutto quello che era in eccesso. Esattamente. Alla fine degli anni 80, il 1915 proprio... Quando finalmente sono partite queste leggi che stimolavano anche il recupero. Ha in qualche modo stimolato i gestori dei rifiuti che si erano dotati di impianto di incenerimento, Modena tra questo, di migliorare la funzionalità dell'impianto e aggiungere la sezione di recupero energetico. Modena ce l'ha dal 94. Sì, e nello stesso tempo però è partito il discorso della raccolta differenziata, con collaterale il discorso del compostaggio, che serve utilizzare in un altro modo il rifiuto sempre come risorsa. Certo. Naturalmente i tre poli della faccenda è evidente che sono, da una parte, ridurre imballaggi, involucri, ma anche questo è un grosso business a livello nazionale, dall'altra raccogliere in maniera differenziata di più, e per arrivare all'obiettivo ottimale di incenerire comunque sempre meno, perché l'incenerimento, penso che concordiamo tutti, è comunque un processo che va preso con le molle, o no? Per quanto voi diciate si abbattono le emissioni, insomma, è sempre una cosa che... Non coincidente col suo. No? No. Però fa bene l'inceneritore, no, non fa bene. Credo, sono poche le attività antropiche o industriali che siano... Sì, può corrispondere a un forno da ceramica, se non c'è... No, è molto meglio del forno di ceramica. No, dico però, un forno da ceramica non è che produce, non inquina, ovviamente, ci deve essere il depuratore per ridurre al minimo. Però l'obiettivo ideale sarebbe incenerimento zero. L'obiettivo ideale sarebbe anche, appunto, però, appunto, non avere neanche l'inceneritore. Siccome c'è ancora questa necessità, si cerca, appunto, di battere la strada, di fare in modo che le emissioni siano quanto più possibile... non tossiche, insomma, non dannose. Come siete messi adesso lì in via? Noi abbiamo il sistema attualmente è dotato di due stadi di trattamento dei fumi, in pratica uno stadio di depolverazione. Possiamo mandare anche adesso, mentre lei parla, scusi se la interrompo un attimo, il filmato, d'accordo, così ricordiamo un momento gli impianti dell'area di Meta, che una volta era Amio, poi confluita in Meta, più o meno a partire, mi sembra, la seconda metà degli anni 80? No, un po' più avanti. Il primo gennaio 98 è nata Meta. Sì, no, adesso sì. Però originariamente erano Amio, sì. Eccolo qua. Vediamo gli impianti. Gli impianti, dicevo, sono dotati di trattamento dei fumi composti da due stadi, uno che è una sezione di depolverazione, sostanzialmente elimina le polveri, riduce, perché ridurre a zero non ce la fa nemmeno il nostro impianto, sia chiaro. E una sezione per l'abbattimento degli inquinanti acidi e comunque contenuti in sospensione gassosa. E questo secondo è un sistema d'umido che è stato installato per l'appunto alla fine degli anni 80, quando l'impianto fu fermato, per adeguarlo alle nuove normative che nel frattempo erano entrate in vigore, per dir meglio. Per fare anche la terza linea, fu costruita in quella circostanza la terza linea e adeguate la prima e la seconda. Esatto, e fu aggiunto la sezione di recupero di energia. Le leggo da un volantino del Comitato Cittadini della Crocetta dell'89. 2 chili al giorno di aerosol, piombo, cadmio, mercurio. E allora ci fu una grossa protesta con raccolta di firme, circa 3.000, che erano molte per una zona non fittamente popolata come quelle, perché i residenti avevano paura di questo terzo forno. Lei forse c'era già allora? No. Nell'89 non c'era. Beh, insomma, comunque c'è questo volantino piuttosto interessante. Io non posso neanche fare i filmatari. Cosa uscirà da questo cammino? Non certo Margherita, ma questa. Da stime il nostro possesso in un anno dall'impianto di Via Cavazza nell'89, secondo la denuncia del Comitato Cittadini. 8.100 kg di polveri, 3.500 kg di acidi, 97.000 kg di ossidi di azoto e zolfo, 810 kg di metalli pesanti, che fanno appunto 2 chili di aerosol
al giorno. Adesso cosa può dire di questo decennio? di quell'89? Sì, sì, 23-3-89. Infatti era fermo l'impianto nell'89, perché è proprio stato l'anno in cui si è cominciato a... Sì, sì, infatti loro volevano, attraverso queste denunce, impedire la costruzione della terza linea. È chiaro che... i numeri dati in questo modo possono adesso era per stimolare un po' il discorso. Ho capito perfettamente, sto al gioco, come si dice. Io posso fare un altro parallelo. Per esempio, se prendiamo un inquinante tipico della combustione di rifiuti, che so, gli ossidi di azoto, si tenga presente che eccesso di ossidi di azoto nell'aria provoca normalmente l'arresto del traffico, per dire, no? Il nostro inceneritore che si occupa e tratta, diciamo, i rifiuti di circa 300.000 persone, Modena più alcuni comuni limitrofi, produce circa un settimo, un ottavo dell'ossido d'azoto prodotto dal parco automobilistico che gira per Modena. Quindi è vero, nessuno può dire che un impianto di incenerimento emette profumo di verbena o aria di montagna, ammesso che l'aria di montagna sia buona sempre. C'è stata una città in Italia dove il sindaco, non mi ricordo quale, mi sembra il centro Italia, dove ha fatto comprare del deodorante, insomma, può essere questa la soluzione. Comunque l'ha sparso nell'aria, è poco efficace. Era una notizia di 2 o 3 giorni. No, è per dire, questi numeri, ripeto, poi ci mettiamo a fare due conti, forse sono leggermente più bassi. Voi avete anche adeguato comunque le tecnologie per la messa in sicurezza ambientale. E volevo appunto completare il discorso circa le tecnologie. Noi abbiamo in corso la contrattazione per installare un terzo stadio di trattamento dei fumi. Verrà fatto entro l'anno prossimo, spero, anzi entro i primi 8 mesi dell'anno prossimo, conservando gli ultimi 2 per i collaudi, le prove e compagnia, e il terzo per essere sicuro che funziona bene, per intenderci, con cui raggiungeremo tranquillamente e abbondantemente, direi, tutti i limiti fissati dalla direttiva europea che, come è noto, è stata approvata l'anno scorso nel mese di dicembre. Quindi, diciamo, da un lato l'inceneritore, da quello che dice lei, inquina sempre meno. Certamente. Però i rifiuti aumentano ogni anno. Ahimè, è vero. E allora? Le posso dare come rimane il rapporto con l'ambiente? Il dato che le posso dare è questo, è che per esempio, facendo i conti sempre nella zona di Modena, la raccolta differenziata è aumentata di circa il 5%, ma i rifiuti che sono arrivati all'inceneritore sono sempre gli stessi. In proporzione di più? No, sono sempre gli stessi. Quindi vuol dire che 5,7 avevamo detto, sì. Esatto. Sì, quindi sì. Questo è un dato oggettivo. Quindi il totale è sempre imprendibile, diciamo, rispetto alla raccolta differenziata. Fino a che non ci sono interventi strutturali a monte, con normative sulla riduzione dei rifiuti, che ovviamente è difficile che le possa fare Meto o un qualsiasi gestore di questo servizio. Perché noi quando ci troviamo il cassonetto pieno lo dobbiamo pur votare. Ma poi adesso non vogliamo aprire, perché insomma è fuori luogo in questo posto il discorso sulla coscienza e l'educazione civica di altri paesi, però insomma ci sono dati che parlano di un recupero di rifiuti, di un riciclo anche fino al 70% in Germania, in Francia, dove sappiamo che hanno le campane diverse a seconda anche del colore del vetro, di tipo di carta. Ma insomma indubbiamente ci devono essere anche delle politiche nazionali dietro questo discorso, che forse sarebbe anche il caso di spingere, di richiedere in Italia. Voi non battete questa strada, anche voi tecnici di queste grandi aziende? Guardi, io partecipo a molti convegni e normalmente esordisco citando le famose 3 R dell'Europa, le 3 R dei rifiuti, che sono Rusco. Riduzione, no, Rusco e modenese, è europeo, no, ma modenese. Diventa ormai internazionale. Riciclaggio, riduzione. Prima in ordine gerarchico, in ordine di importanza, riduzione, recupero, riutilizzo, quindi per esempio la politica del vuoto a rendere e cose di questo genere. Terzo, ultimo, recupero di materiale e di energia. Questa è la gerarchia degli interventi che si prevede in Europa. Bene, noi non possiamo che essere d'accordo con tutti e tre questi punti e facciamo in modo che questo avvenga. Però è chiaro che soprattutto sulla riduzione, ripeto, è un problema di interventi. Perché mi sembra che lei stesso in un'intervista di qualche anno fa abbia detto che per esempio gli imballaggi, una volta che entrano nell'inceneritore, provocano anche un abbassamento della temperatura, cioè interferiscono col ciclo anche dell'inceneritore stesso. Non è questo, no. Gli imballaggi sono normalmente costituiti da plastica e carta, quindi materiale che brucia che è una meraviglia, ovviamente, lo sappiamo tutti.
Il problema casomai è l'aumento dell'incidenza di imballaggi nella composizione media dei rifiuti, sì, provoca un aumento del cosiddetto potere calorifico, sì, ovvero sì, della quantità di calore prodotta da quel rifiuto nell'unità per l'unità perché di peso. Perché sostanzialmente è come se mettesse una catasta di legna in più in grosso rispetto modo, insomma, a quello che più o meno, insomma, per capirci va bene anche questa immagine. Questo cosa significa? Il forno è stato progettato per rifiuti con altre composizioni. Sì, sì, sì. Man mano passa il tempo, questo dato, questo potere calorifico continua ad aumentare, rendendo sempre meno efficace, efficace, non efficiente, la combustione. Cioè bisogna bruciare meno con la stessa linea. Questo è il problema. Quindi sono problemi grossi, problemi certamente tecnologici, problemi ambientali, ma anche problemi politici, economici, di interessi che ci sono dietro, anche perché poi vediamo che insomma, ci sono queste anche aziende più o meno private, statalizzate, semi, eccetera, che appetiscono naturalmente queste aree impiantistiche anche per motivi che non sono necessariamente quelli dello smaltimento della popolazione residente. Quindi è anche giusto che ci sia attenzione da parte della popolazione a quello che succede, perché insomma, se uno deve avere anche un minimo rischio di danno, bisognerà che abbia comunque un vantaggio. Ma io dico in generale un po' in tutta Italia. Stiamo portando fuori dei nostri rifiuti, certo, quindi certo, non siamo autosufficienti. Però è giusto che la popolazione si preoccupi e controlli che cosa succede ai propri rifiuti o quelli altrui o all'energia che si produce. I cittadini perché, devono sempre essere attenti vigilare, a ciò che fanno devono le vigilare istituzioni. Per quello invece che riguarda gli impianti, adesso abbiamo parlato di inceneritori perché questa è la scelta che è stata fatta un po' in tutta Italia, anche in tutta Europa, insomma, però passano gli anni, appunto, come si trovano sistemi per abbattere meglio le emissioni, per ridurre gli inquinanti, vengono fuori anche sistemi alternativi. Giacobazzi è qui per parlarci proprio di un altro sistema. Sì, dunque, innanzitutto io sono entrato a interessarmi di questo argomento, visto una vicissitudine che ho dovuto affrontare come assessore del Comune di Prignano. Quindi sulla base di questo mi sono dovuto informare, poi è venuto, abbiamo aperto... Pur di non avere la discarica, sono riuscito a trovare un sistema alternativo. Sì, no, beh, penso sia normale che avrebbe... È un'operazione che avrebbe fatto chiunque. Diciamo anche il nome sistema della torcia al plasma, perché esatto, non è noto ai telespettatori, stasera lo faremo vedere in un filmato. Esatto. Torniamo a parlarne fra due minuti, ci lasciamo un momento per sì, la pubblicità, e poi appunto vedremo insieme, anche dopo aver parlato con Giacobazzi, questo filmato che spiega in modo molto succinto questa nuova tecnologia. Torcia al plasma, questa parola misteriosa per la maggioranza degli italiani ancora, rivela una realtà tecnologica alternativa a quella dell'inceneritore tradizionale. Ce ne stava parlando Giampaolo Giacobazzi dei VAS. Sì, come stavo dicendo prima, ho dovuto affrontare, cioè entrare in questi argomenti e fare ricerca come avrebbe fatto chiunque, quindi tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti, dall'organico al solito a tal quale e quant'altro. Novità, è capitato che sono entrato in contatto con un'azienda, la Powerco SPA, che era licenziataria di questa nuova tecnologia. La torcia al plasma comunque verrà spiegata meglio nel corso sì, del filmato. Filmato. Nel corso del filmato è praticamente... il plasma l'utilizzo, intanto diciamo il quarto stato della materia. È il quarto stato della materia. Parliamo si ottiene, di cose esistenti si ottiene in natura, attraverso un arco elettrico in presenza di gas ionizzanti e ha la capacità, è stato utilizzato dalla NASA per collaudare gli scudi spaziali delle navicelle e ha la capacità rientro dall'atmosfera, dell'atmosfera, esattamente. E, niente, ha la capacità di produrre altissima temperatura, molto concentrata, e raggiunge i 10.000-13.000 gradi e anche più. È stata utilizzata inizialmente, oltre diciamo, a questo discorso del collaudo, è stata utilizzata per il trattamento dei metalli, è stata utilizzata nelle fonderie. Sì, anche per i proprio usi industriali. Usi industriali stretto, semplici, poi è stata utilizzata, si anche utilizzata prima con i rifiuti tossico-nocivi. Classico è l'utilizzo della torcia al plasma, ripulendo il porto di New York con i fanghi, chiaramente ci possiamo immaginare che tipo di fango c'era nel fondale del porto di New York, è stato quello di trattarli con la torcia al plasma, dal quale fuoriusciva basalto lavico, che è una lava, praticamente di colore, dipende sempre dagli ossidi, dai metalli che ci sono dentro, però generalmente di colore brunastro, e che ha una lisciviabilità
molto ridotta, pari quasi al vetro PIR. Questo significa che una volta inglobati tutti i contaminanti all'interno del suo reticolo, non li rilascia nel tempo, perché questo è molto importante, nel tempo non rilasciare i contaminanti. E con questo basalto hanno piastrellato parte del porto di New York. Quindi, da qui, a scanso di equivoci, l'inceneritore brucia e produce come risultato, oltre ad avere bruciato i rifiuti, lascia però circa un 20% di ceneri e un 3% di metalli pesanti, quindi c'è un residuo dei rifiuti inceneriti? No, 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 no. 3% di polveri che contengono anche metalli pesanti, ma non 3% di metalli pesanti, sarebbe un'enormità. Beh, comunque sono, in ogni caso, siamo intorno al 30% di residuo, più o meno. Grosso modo sì, di residui solidi, che va comunque rimesso in discariche speciali. 30% in peso, perché in volume è molto meno di un decimo. Che va messo in discariche speciali, in discariche d'appoggio, questa roba qui appoggiata lì, e poi vedremo in seguito, si sta provando anche adesso di riutilizzarla e di commercializzarla, però comunque l'inceneritore lascia, brucia e lascia un residuo. Invece questo sistema, che non è assolutamente un incenerimento, ma è una gasificazione. Esattamente, attraverso la che non è una combustione, perché si hanno tutte, cioè in assenza di ossigeno, oppure l'ossigeno all'interno è molto ridotto, per cui non si ha combustione. Quindi non ci sono assolutamente né diossine né furani, mentre invece nell'inceneritore tradizionale, anche se in misura ridotta, c'è la combustione. La combustione, anche perché qui con questo sistema praticamente i rifiuti vengono trattati a 3000 gradi e di conseguenza abbiamo, se così si può parlare, abbiamo una quasi disgregazione molecolare, quindi non abbiamo la possibilità di, non lasciamo il tempo alla materia di combinarsi e creare qualsiasi tipo, fra virgolette, di contaminante o di veleno. Quindi non sono due sistemi concorrenziali dal punto di vista della stessa offerta, ma sono due sistemi alternativi l'uno all'altro, insomma, che comportano anche proprio un impatto anche urbanistico, diciamo, diverso, perché qui mi sembra anche che le dimensioni di questi impianti siano molto, sono molto più sono piccole, molto, sono molto ridotte rispetto costi, a quelle i costi da un'analisi contabile, un'analisi di costi fatta, risultano anche più economici di un inceneritore. Poi tanto per finire adesso, poi dopo naturalmente l'ingegner Benassi avrà tutta altra cosa da dire, però per finire questo confronto molto sommario, è anche modulabile e trasportabile sul territorio, mentre invece l'inceneritore dove a chi tocca tocca. Diciamo che sono state fatte delle unità mobili per il trattamento di rifiuti tossico-nocivi, invece di spostare i rifiuti sono state fatte delle torce al plasma piccole, trasportabili, quindi fare un trattamento locale. Possiamo vedere adesso il filmato, c'è già il commento, il filmato abbiamo valutato se farlo vedere o no, ma trattandosi certamente, è comunque una proposta commerciale, adesso l'azienda che produce questi impianti della torcia al plasma è stata acquisita da Enel, quindi ci sembra comunque che sia un filmato di grosso valore scientifico, e poi non è che sia proprio anche molto facilmente commercializzabile un impianto che comunque costa quanti miliardi? 300-400 miliardi? Un impianto che possa trattare all'incirca 400 tonnellate al giorno può venire a costare sui 120-150 miliardi. Insomma, comunque possiamo far vedere tranquillamente con la coscienza a posto. Vediamo allora, l'impianto della torcia al plasma. A partire dal 2002, come stabilisce il decreto del novembre 1999 del Ministero dell'Industria, tutti i produttori e gli importatori di elettricità sono tenuti a immettere in rete un quantitativo derivato da fonti rinnovabili pari al 2% dell'energia prodotta o importata nell'anno precedente tramite fonti convenzionali. Tra le fonti rinnovabili che danno diritto alla cosiddetta certificazione verde, il Ministero include i rifiuti organici e inorganici, il CDR e le biomasse. Scienziati e imprenditori italiani e statunitensi hanno messo a punto un progetto industriale innovativo che, se da un lato risolve in maniera pulita e tecnologicamente avanzata il problema dello smaltimento dei rifiuti, dall'altro assicura un'efficiente produzione di energia perfettamente in linea con quanto prevede il decreto del Ministero dell'Industria. Il processo PPV, Plasma Pyrolysis and Vitrification, rende il rifiuto una fonte energetica preziosa nel pieno rispetto dell'ambiente. Ogni italiano produce annualmente una media di circa mezza tonnellata di rifiuti e le soluzioni che le amministrazioni pubbliche e l'industria privata hanno sinora dato al problema del loro smaltimento presentano svariati inconvenienti. Primo fra tutti, il fatto che nessuna di esse, a differenza del processo PPV, consente il riciclaggio del 100% dei materiali trattati.
Le discariche, che tanti danni hanno arrecato al patrimonio naturale, stanno diventando oramai fuori legge in tutta Europa. Gli inceneritori restano al centro delle critiche, in particolare per i dannosi effetti sull'ambiente con l'emissione di ceneri, fumi e diossine. Raccolta differenziata e compostaggio, infine, non si applicano a tutte le categorie di rifiuti e anche all'interno di queste categorie la percentuale di riciclaggio non supera il 40%. La soluzione a questi problemi è finalmente disponibile e consiste nell'applicazione all'ambito ecologico ed energetico di una tecnologia già largamente sperimentata in altri settori industriali, quella della torcia al plasma. Il plasma è il quarto stato della materia e lo si può trovare in natura, ad esempio nei fulmini o nelle aurore boreali. Negli anni 70 la NASA, l'ente spaziale americano, chiese all'industria statunitense e in particolare alla Westinghouse tecnologie che, riproducendo artificialmente il plasma, consentissero di raggiungere altissime temperature sino a 13.000 gradi centigradi, così da poter testare lo scudo termico dello Space Shuttle al ritorno nell'atmosfera terrestre. Da allora, come spiega il presidente di Westinghouse Plasma Corporation, il professor Digg, questa tecnologia è stata enormemente affinata ed ha trovato tantissime applicazioni, soprattutto nei settori meccanico e metallurgico. Westinghouse Plasma Systems ha condotto ricerche in questo settore per quasi 40 anni e ha investito oltre 100 milioni di dollari. È stato quindi messo a punto un sistema di grande affidabilità e utilizzato dall'industria in tutto il mondo. La torcia al plasma è stata utilizzata in Giappone nel settore dei rifiuti solidi urbani, in Canada per il recupero delle scorie di alluminio e negli Stati Uniti per applicazioni siderurgiche e nel comparto automobilistico. La torcia al plasma è una tecnologia che, in applicazioni analoghe a quella del processo PPV, ad esempio alla General Motors e alla Alcan, funziona da oltre 10 anni senza alcun inconveniente e, tramite una manutenzione di tipo aeronautico, permette l'utilizzo degli elettrodi fino ad oltre 3.000 ore. È partendo da questa tecnologia, sofisticata ma molto affidabile, che Global Plasma Systems, Westinghouse e Powerco hanno messo a punto il processo PPV, che è in grado di smaltire ogni tipo di rifiuto, da quelli urbani, sia tal quali che sotto forma di CDR, sia industriali e speciali, sia anche quelli tossiconocivi. Le attività di engineering e impiantistica vengono invece svolte dalla Stone & Webster. Le elevatissime temperature di esercizio di un impianto al plasma provocano una dissociazione delle molecole organiche, producendo un gas di sintesi altamente energetico, mentre i materiali inorganici vengono fusi e trasformati in una lava di tipo vulcanico, totalmente inerte, non tossica e commercializzabile in quanto utilizzata nell'industria delle costruzioni. Global Plasma ha una base dati accumulata in 10 anni di sperimentazione su ogni tipo di rifiuto presso gli impianti di Raleigh, Atlanta, e presso l'impianto pilota della Westinghouse di Madison, in Pennsylvania. Le dimostrazioni a cui si riferiscono le immagini di questo filmato si sono tenute il 3 e il 4 maggio 2000 alla Westinghouse, alla presenza di una qualificata delegazione composta da ricercatori, imprenditori, amministratori pubblici e ambientalisti italiani e spagnoli. Le dimostrazioni, nel corso delle quali sono stati utilizzati CDR e rifiuti speciali, hanno fornito ampia evidenza dell'efficienza del processo e hanno permesso di verificare a chi assisteva come la gassificazione si stabilizzi in pochi minuti. Le alte temperature e l'energia del plasma permettono di avere 3 grandi vantaggi: la possibilità di trattare ogni tipo di materiale, urbano, speciale, organico, inorganico; il riciclaggio al 100% dell'energia in essi contenuta senza ulteriore uso di discariche, e poiché non si producono fenomeni combustivi, non si hanno diossine, furani ed altri elementi tossici. Questi sono solo alcuni degli elementi che rendono il processo PPV, al contrario dei sistemi concorrenti, totalmente rispettoso dell'ambiente. Un impianto al plasma ha infatti dimensioni complessive pari a meno di un quarto di quelle di un inceneritore della stessa capacità, innanzitutto per le minori necessità di pretrattamento dei rifiuti. Il processo, attraverso l'immissione nella zona di reazione di vapore, produce inoltre un gas di sintesi molto simile a quello dei gasogeni a carbone, il cui volume è molto più piccolo di quello generato dalla combustione di una pari quantità di rifiuti. Dal punto di vista architettonico, si configura come un normale impianto industriale.
Le dimostrazioni del 3 e 4 maggio 2000, nel corso delle quali sono state trattate circa 6 tonnellate di rifiuti, hanno prodotto riscontri sul contenuto energetico del gas di sintesi perfettamente omogenei con i valori di progetto presentati dalle aziende proponenti. I valori relativi alle emissioni gassose sono inoltre ben inferiori ai limiti di legge. Il rispetto totale dell'ambiente è però solo uno dei due grandi vantaggi che il plasma può vantare rispetto all'inceneritore. L'altro riguarda i fattori di natura economica. Se paragonato ad un inceneritore, anche dell'ultima generazione, un impianto con processo PPV presenta infatti investimento e costi di esercizio molto inferiori. Poiché il sistema genera molta più energia, circa 2-3 volte rispetto ai sistemi concorrenti, ed ha emissioni assai meno inquinanti, i nostri costi sono del 30-40% inferiori se confrontati con un inceneritore della stessa capacità. Il gas di sintesi prodotto da un impianto con processo PPV alimenta infatti una turbina a gas in ciclo combinato, il cui rendimento risulta superiore del 30-50% rispetto a caldaia e turbina a vapore dei sistemi concorrenti. Va inoltre sottolineato che l'impianto al plasma può essere alimentato anche con materiali organici di altro tipo, come ad esempio le biomasse. L'applicazione di tecnologie d'avanguardia ha quindi consentito di mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche e dell'imprenditoria privata una soluzione problema dello smaltimento dei rifiuti pulita, efficiente ed economica. Al passo con i tempi e perfettamente conforme alle disposizioni di legge nazionali e dell'Unione Europea in tema di produzione di energia elettrica. Ecco, Assessore Giovannelli, questo nuovo sistema che sembra un po', ricorda un po' Star Trek, indubbiamente questi rifiuti che spariscono all'improvviso, fa molto colpo, può darsi che abbia delle controindicazioni che noi non conosciamo, visto che in Italia comunque impianti di questo tipo ancora non ci sono. Avete il suo assessorato, lei il suo assessorato, avete preso in considerazione l'idea eventualmente di comprare questo tipo di inceneritore per quel nuovo impianto di cui si parlerebbe per Sassuolo, Carpio, non si sa bene ancora dove? Tutto, devo dire, non sta a noi comprare gli impianti, noi dobbiamo programmare la necessità di impianti. Noi non abbiamo costruito e non costruiamo per noi né per altri discariche, né inceneritori, né nessun altro tipo di smaltimento. Io ho incontrato questa ditta, ovviamente non ho la competenza tecnica per dare giudizi, io prendo atto che in questo filmato, come nelle cose che mi sono state spiegate, viene presentata questa come la soluzione ideale. Prendo altrettanto atto che in Italia ancora nessuno ha realizzato un impianto di questo tipo. Io sono andato anche in un comune Montebelluna, a Montebelluna per vedere questa cosa, ho sentito il sindaco in questi giorni, siamo ancora alla fase della progettazione, quindi quando ci sarà, noi non siamo contro nessun tipo di innovazione, se le tecnologie innovative porteranno ad avere più energia, a inquinare meno e a risolvere tutta una serie di problemi legati all'incenerimento tradizionale, tanto meglio. Noi abbiamo un problema, quello dello smaltimento dei rifiuti. Noi, non dico noi pubblica amministrazione, ce l'hanno i cittadini che come noi producono i rifiuti. Quindi insieme dobbiamo trovare la soluzione meno costosa e meno impattante per l'ambiente. Nessuno di noi fa le discariche per sé o gli inceneritori per fare un dispetto a qualcuno. Risolviamo un problema dei cittadini, quindi insieme dobbiamo trovare le soluzioni meno impattanti nell'ambiente. E vorrei anche dire che dobbiamo anche qui uscire dalla logica che l'impianto va bene a casa degli altri. I rifiuti li produciamo tutti, certo, e c'è un fatto anche di responsabilità di ognuno di noi. Siamo ammaestrati su questo ritornello, ce li teniamo noi, ce li smaltiamo noi, però comunque, a parte tutto, questo impianto voi siete pronti, come lei ha già detto, a prenderlo in considerazione nel caso in cui fate affidamento al vostro staff tecnico dell'assessorato? Noi abbiamo incontrato, ma come ripeto, nessuno dei nostri tecnici, pur avendo approfondito, fa parte di un'azienda che poi dovrà realizzare. È ovvio che io ho sempre detto, ingegner Benassi può essermene testimone, che le aziende non debbono essere pigre, nel senso che se ci sono nuove tecnologie debbono andarle a verificare. Un conto però è
la tecnologia sulla carta, un conto è la tecnologia applicata industrialmente, perché una bellissime soluzioni sulla carta, poi o utilizzate per altri tipi di attività o per altri rifiuti, non sembrano dati gli stessi risultati. Ripeto, a parità di risultato finale, che vuol dire smaltire i nostri rifiuti e recuperare energia, se sono vere le cose che ci vengono, ci vorrebbero dei pazzi, degli sciocchi a non prendere in considerazione questo tipo di tecnologia. Il fatto che sia stata questa ditta acquisita da Enel può creare una, guardi, per una me è facilitazione, diciamo. No, forse il fatto che l'abbia acquisita una ditta di rilevanza nazionale che esce dal monopolio, diciamo così, della distribuzione e vorrà probabilmente immettersi anche in un mercato come questo, può essere sicuramente un'utile spinta alla sperimentazione sul campo di questa tecnologia, ma vorrei sgombrare il campo, per noi non ci sono preclusioni nei confronti di nessuna ditta che produca nuove tecnologie, a me va bene sia che sia bianco o nera, rossa o blu, nel senso che non esiste preclusione alcuna, tant'è che io ho incontrato questa ditta, ho valutato attentamente la cosa e se funziona mi pare una soluzione intelligente. Io ho incontrato di recente Enel, che è proprietario di questa ditta, e per un impianto che sta facendo a Venezia, ma per un impianto che sta studiando anche per altre regioni, ha scelto la griglia mobile. Sì, sarà un segnale. Quali sono le finalità. Ingegner Benassi, a lei non piace l'impianto del torcere plasma? Non mi piace. Né mi piace né non mi piace, le spiego. Intanto non è un'alternativa all'inceneritore, perché è comunque un sistema di recupero energetico al pari dell'inceneritore. E io la conosco bene questa tecnologia perché non è nuova. Lei mi disse già che l'aveva vista addirittura nei paesi dell'est. Io ho una laurea in ingegneria nucleare, come il mio amico Giacobazzi sa, quindi diciamo che un po' l'ho bazzicata, mi sento un po' un fisico. Lo diciamo che è stato anche suo allievo, suo scolaro. È contento di avere avuto un allievo, è stato un bravo allievo, vede com'è bravo. Allora poi anche migliorato, dopo che mi ha lasciato anche migliorato. Vabbè. L'ha visto nei paesi dell'est? Allora. No, so che questa tecnologia, proprio per gli scopi, per gli stessi scopi per cui gli americani l'hanno messa a punto, li hanno messa a punto i francesi e i russi, allora sovietici, insomma. E questo intanto un dato. I francesi hanno tecnologia loro, aerospaziale, con il programma Ariane e compagnia, stanno preparando per l'Agenzia Spaziale Europea uno shuttle simile a quello americano, anche se un po' più piccolo, e quindi hanno bisogno di questi test che hanno fatto con strumenti del tutto analoghi. Dove appunto l'aerospazio, l'ESA, sì. A Capua è stato costruito una galleria del vento con l'utilizzo di una torcia plasma. Certo, è una conferma, quindi. Quindi voglio dire, i francesi però bruciano il loro 50% di rifiuti, perché questo è l'ammontare che trattano per via termica con forni a griglia comprati in Germania molto spesso, pur avendo questa tecnologia. Perché dico questo? Io non sono assolutamente, non penso che sia una tecnologia sbagliata, non penso che sia inadeguata, voglio dire, e certamente non fosse altro per la vetrificazione delle scorie, è certamente un fatto positivo. Ho letto, perché ho un po' di documentazione anche in cartella, volendo, ho letto anche alcune cose non proprio precisissime, un po' di ma insomma, ci sarà senz'altro uso di chi non conosce i dettagli. Certo. D'altra parte loro lo devono vendere. Ma fanno il loro mestiere, è assolutamente legittimo farlo, ci mancherebbe. Loro fa proprio delle promozioni. Ma perché mai? Ma comunque è interessante. Ma perché mai? È sicuramente quello che io dico, in un impianto, un sistema che tratta i rifiuti ha bisogno innanzitutto di affidabilità. E l'affidabilità la si acquisisce con molti impianti in funzione per molto tempo, non c'è niente da fare. Gli inceneritori sono centinaia, e parlo solo dell'Europa, io ho girato Europa, Canada e Giappone e ce ne sono dappertutto, pochi purtroppo solo in Italia. Italia, Spagna e Grecia, era il famoso trio delle tre nazioni che erano sempre in ritardo su tutto, ahimè siamo ancora in quella posizione. Abbiamo anche molte discariche abusive, ma forse, anche nel modenese, forse anche loro, ne leggiamo ogni giorno, forse anche loro, ma per forza non abbiamo fatto gli impianti, è inevitabile che poi succedano queste cose. Non credo che però i due problemi siano collegati. Comunque non credo che la gente smaltisca abusivamente perché non ha l'impianto, forse. Ma a volte succede anche per questo, basta essere delinquente. Sì, a volte succede essere delinquente. No, ma volevo, se mi lascia la nostra gentile conduttrice, volevo finire questo discorso perché non può esserci contrapposizione tra l'inceneritore e la torcia al plasma. Si tratta, ripeto, di una tecnologia che io
personalmente, ma poi su questo sono disposto a confrontarmi, non considero matura ancora per questo tipo di intervento, perché alla fine impianti per rifiuti urbani che lavorino quasi 8.000 ore all'anno, senza fermarsi, senza guai e compagnia, ancora non li ho visti. Lasciatemi un minimo di scetticismo, io non faccio ricerca a meta, noi facciamo gestione di impianti e, come lei ricordava all'inizio, ogni cittadino modenese produce 1,6 kg di rifiuti, ma lo fa tutti i giorni ai noi, lo fa anche per Natale, lo fa per Capodanno. Non possiamo permetterci lussi nell'essere pronti a ricevere questo tipo di discorso, quindi nessuna contrapposizione, assolutamente, ripeto, conoscevo l'argomento, quindi la cosa non mi stupisce, e ho anche citato un caso della vetrificazione delle scorie, che sicuramente è un risultato estremamente positivo. Puoi dire che anche il mercurio viene vetrificato con le scorie, questa invece è una sciocchezza, e l'ho trovato scritto su da qualche parte, perché il mercurio, come il piombo e come il cadmio, se ne va via coi fumi, perché è basso bollente e non ci fa niente nessuno. Quindi qualche imprecisione, ma per carità, fa parte della... Quindi nessuna contrapposizione. Quando solo che questa lei non tecnologia... se la sente dal suo punto di vista, ecco, di dire che i modenesi debbano fare, diciamo, da cavie per questo impianto, perfetto, che perfetto, è ancora sperimentale, perfetto, per il perché non vorrei trovarmi con un impianto che funziona per 6 mesi, poi per 6 mesi sta fermo e dopodiché ho bisogno però di una discarica per forza. Uno dei vantaggi di questo impianto, da quello che dicono i proponenti, è che invece non si fermere, cioè non sono richieste le fermate che invece sono necessarie per... Dunque, manutenzione c'è una cosa ordinaria nel caso dell'inceneritore tradizionale, sì, sì. Voi ogni tanto dovete spegnere i forni e ripartire. Le ore in un anno sono 8.760, noi lavoriamo circa 8.000 ore. Noi ci fermiamo invece per un minuto solo e torniamo dopo la pubblicità. Inceneritori modenesi, torcia al plasma, stavamo parlando con l'ingegnere Delmo Benassi da Piazza Grande, la nostra trasmissione di Telemodena, se sia il caso di prendere in considerazione questo impianto anche per Modena o no. Lei diceva che secondo il suo punto di vista è ancora troppo presto e che anche il discorso di avere più disponibilità di impianto funzionante, perché non richiederebbe questo impianto della torcia al plasma la fermata per la manutenzione, e non è poi alla fin fine un vantaggio più di tanto, no? Io credo che sia proprio questo il problema, o meglio non si ferma mai. No, non ho una risposta certa che non si fermi, e questo, ripeto, affinché per valutare l'affidabilità di un impianto bisogna averlo visto funzionare per molto tempo, e questo sui rifiuti urbani. Io so che le torce al plasma sono state molto utilizzate sui rifiuti pericolosi, rifiuti anche pneumatici, PVC, che non sono tanto pericolosi, ma soprattutto tutto, olio con PCB, roba, sì, di questo genere, che sono, questa è sempre stata il rifiuto d'elezione della torcia al plasma. Io volevo poi dire una cosa che secondo me è importante, invece il fatto che Enel abbia rilevato Powerco mi sembra positivo, se non altro dal punto di vista delle disponibilità che un'azienda come Enel, fra l'altro piena di liquidità in questo periodo, può fare la sperimentazione che con ogni probabilità, io ovviamente lo auguro di tutto cuore a chi lo farà, porterà ai risultati che sto aspettando, in tutta onestà. E queste sperimentazioni, queste politiche energetiche tradotte in soldoni, che vantaggio comportano per i cittadini? Perché non c'è il rischio che siano delle politiche fatte a favore solo delle imprese per avere costi minori nell'utilizzo dell'energia, del gas, o c'è anche un vantaggio per le tasche del cittadino, che in ultima analisi anche in prima è quello poi che sopporti i costi dell'impatto ambientale? Guardi, un paese come il nostro, che importa l'80% dell'energia di cui ha bisogno, già capito, sotto forme di petrolio, per quel poco che riusciamo a recuperare, il vantaggio può essere per le imprese, no, va bene. C'è anche per il cittadino? Certamente. Le forme di smaltimento hanno costi diversi. C'è gente oggi a Modena che portando i rifiuti fuori provincia spende 250 lire al chilo. Un inceneritore normale spende da 120 a 130 lire al chilo, vuol dire spendere la metà per lo smaltimento, il che vuol dire che si risparmia 100 lire rispetto alla composizione della tariffa, che comprende raccolta e smaltimento. Certo. Quindi è ovvio che una forma più conveniente fa risparmiare, sì, anche i cittadini. Facevo riferimento a un altro tipo di risparmio e di utilizzo dell'energia, quella dell'energia. No, anche perché parliamo di recupero dell'energia, certo, adesso con l'adeguamento, certo, che state facendo in pratica la quarta linea dell'inceneritore, per il servizio di futuro, auspicabile, di teleriscaldamento, sì, e condizionamento della
fascia ferroviaria in costruzione, diciamo, dal punto di vista residenziale. C'è stata una variazione nel programma, diciamo che la fascia ferroviaria sarà solo toccata marginalmente, mentre sarà più interessato il centro storico. Dal teleriscaldamento. Prodotta, sì, quella che verrà prodotta nell'area impiantistica. Come noto a tutti, il centro storico di Modena, al pari di qualsiasi altro centro storico di città minimamente grandi, sono i luoghi con la peggior qualità dell'aria. Poter eliminare gas da combustione per il riscaldamento degli edifici, roba di questo genere, non può che portare beneficio alla qualità dell'aria in una zona che è la peggiore. E voi siete convinti, perché abbiamo avuto un precedente non molto felice, che fu quello del Villaggio Giardino. Il Villaggio Giardino non è un errore come teleriscaldamento, è diciamo che, a parte che è figlio del suo tempo, è nato nel 75, se ricordo bene, quell'impianto. Fra l'altro il progettista è stato il mio professore di termodinamica, se qualcuno vuol preoccuparsi. È una catena di insegnamenti. Sì, vedi, siamo rimasti all'interno della scuola. Sì, è figlio di quel tempo, si è fatto un teleriscaldamento utilizzando fonte primaria di energia, non calore di recupero come nel caso che andiamo a proporre noi. E poi le tecnologie per la distribuzione del caldo che si adottarono allora, che erano, diciamo, quelle che era ancora primitivo, ahimè, quindi quel sistema, ahimè, questo qui potrebbe funzionare. Infatti i miglioramenti introdotti con le nuove tecnologie hanno consentito, se non altro, minor rotture nelle linee e robe di questo genere. Giacobazzi, questa che dicevamo prima con l'assessore Giovannelli, questa idea di un secondo inceneritore a Sassuolo dove ancora non si sa. Abbiamo alcune ipotesi, decideremo. Come la vede lei? Chiaramente io come la vedo su quello che diceva l'ingegnere Benassi prima. Io la vedo bene con una nuova tecnologia, non con un'architettura basata su un inceneritore vecchio tipo a griglia, pur essendo quindi lei d'accordo, sposerebbe la causa di questo? Sposerei, più che sposarla, sì. Io direi, visto, allora io quando ho organizzato il convegno, vorrei sottolineare questo, quando ho organizzato il convegno ho cercato di invitare, l'ho organizzato come assessore all'ambiente del Comune di Pignano, e ho cercato di invitare, perché toccate noi da un problema serio, come tutta la provincia tra l'altro, ho cercato di invitare tecnici del settore, perché io mai mi sarei permesso e mai mi permetto di voler insegnare a un tecnico, in quanto non sono di estrazione tecnica, ma non sono tecnico. Io ho trovato una prevenzione nei miei confronti, nel senso che sono stato accusato di voler insegnare agli ingegneri di Meta, perché di IMAC. È solo un perito industriale. Ma sì, poi pensa a fare l'assessore al Comune di Prignano, sì, che avete i vostri problemi. E al che, per onestà intellettuale, l'assessore Giovannelli ha mandato l'ingegnere Pedrazzi, ha mandato un suo tecnico, e hanno partecipato, perché io direi, siete voi, c'è stato un signore del settore che mi ha proprio attaccato pesantemente. Io ho detto, ascolta, se è vero quello che dici, parlava peste e corna di questa tecnologia, se è vero quello che dici, vieni e porta avanti le tue ragioni, il che non è successo. Da questo però, ecco, sono soddisfatto perché a distanza di un anno, prima di tutto Enel ha acquistato questa azienda. E quindi ha dato credibilità alla cosa che aveva detto. Ha dato credibilità, attenzione, abbiamo delle altre esperienze in Italia. Non vorrei che fosse anche un modo per toglierla dalla piazza come possibile concorrente, visto che potrebbe essere anche questo. Però io sono fiducioso che Enel ha visto che ci sono potenzialità in questo caso. Impianti in Italia in costruzione ci sono, abbiamo quello di Montegrotta a Roma, che è stato rallentato appunto con l'entrata di Enel, perché Enel chiaramente dice, voi privati che ruolo avete e che ruolo ho io, adesso sono io il padrone. Montebelluna in costruzione, sono in attesa di via da parte della regione. Due ville, c'è stato il solito combutto fra associazioni industriali, sono state fuoriuscite le sollevazioni varie, quindi lì sono in ritardo, però c'è la possibilità di vedere questo impianto. Andando in America, adesso mi sfugge il nome, se in Massachusetts... Cioè, con un po' di buona volontà, si può andare a dire in pratica che anche i non addetti ai lavori possono dare tanti stimoli agli addetti ai lavori. Certamente. Soprattutto su questi problemi, perché forse sono anche tante volte loro che, insomma, vivendoli più in prima persona, che non perché l'amministratore non li vive in prima persona, però insomma, l'amministratore è chiamato a dare una risposta più non legata al suo vissuto personale, quindi i cittadini a volte si mobilitano anche a cercare loro stessi le cose alternative. Un anno fa sono stato accusato da tecnici di questo qua, parlare da torcia al plasma è come parlare di sparare i rifiuti sulla luna. Il che non è, cioè, quindi da qui a qui abbiamo fatto. Perciò si potrà andare in America come 20 anni fa si andò in Francia a vedere la metropolitana, adesso si potrebbe anche andare in America a vedere. Cioè, occorre approfondire il discorso. Io però che non sono neanche perito industriale, quindi questi argomenti insomma mi interessano, ma non, di sicuro sono ancora meno competente di lei, quindi sono l'ultima ruota del carro. Io
sono curiosa di questa cosa. Come mai, la domanda sarà ovvia per chi ci lavora, ma, insomma, ma come mai noi prendiamo con tutta la solidarietà possibile 10.000 tonnellate di rifiuti da Piacenza e ne diamo 20.000 di Sassuolo a Reggio? Semplice, sono rifiuti diversi. Noi prendiamo 10.000 tonnellate da rifiuti di Piacenza, di frazione organica, perché li trattiamo nell'impianto di compostaggio di Carpi, che è uno degli impianti di compostaggio che meglio funziona in Emilia-Romagna e che ha lo spazio. E portiamo 20.000 tonnellate di rifiuti della Santa a Reggio perché nelle discariche di Modena non c'è posto e abbiamo fatto questo accordo. Perché le discariche, finché non ci sono gli altri impianti, servono, e siccome non siamo riusciti a farle, anche grazie alla sensibilità per cercare nuove tecnologie dell'assessore di Prignano, ovviamente abbiamo il problema di smaltire i nostri rifiuti. E lui potrebbe dire però aumentate la raccolta differenziata. No, sì, perché, capisco che c'è un limite oggettivo. Perché c'è l'unico comune che non ha fatto l'isola ecologica è il comune di Prignano, quindi bisogna cominciare ad altri. Effettivamente è vero, perché chiaramente la montagna, ci sono dei comuni che ancora non praticano abitualmente anche se in montagna ovviamente la problematica è diversa che in città, perché in montagna sono ancora molte case sparse. Non si può fare qualcosa per facilitare la raccolta differenziata? Secondo anche me bisogna, zone più... bisogna che i comuni si organizzino, perché è ovvio che anche in montagna fare le isole ecologiche serve, bisogna organizzarsi e fare anche campagne che dicano ai cittadini che la raccolta differenziata non è una moda, è un'esigenza per recuperare tutto ciò che dei rifiuti è recuperabile, perché c'è l'aspetto ambientale, c'è l'aspetto economico, ma c'è anche il fatto che noi ci dobbiamo abituare a non sprecare le risorse. Ci sono dei comuni, dati vostri, non Antola per esempio nella raccolta differenziata 39,1%, quindi certo, avrebbe raggiunto quasi l'obiettivo massimo della legge Ronchi che è il 40%, certamente, mentre il dato medio della montagna è 9%. Sì, io però vorrei una lode alla Lama Mucogno che in proporzione fa di più con un 17,3. Ma io credo che vadano confrontate dati omogenei. Mi preoccupano di più comuni vicini a Nonantola che hanno il 15% rispetto alla media della montagna che è attorno all'11-12. Nel senso che in montagna secondo me bisogna fare ulteriori investimenti. Ma la montagna ha delle peculiarità diverse rispetto alla pianura, perché fa la raccolta differenziata in montagna è sicuramente molto diverso. Quindi è ovvio, si può fare molto di più e non sempre trovo la necessaria disponibilità e la stessa forza a lavorarci. Gli esempi di Nonantola e di altri comuni dimostrano che si lavora si anche può. Col nostro sistema di raccolta, non dimentichiamocelo. Nei paesi nordici si arriva a percentuali di raccolta anche in molti comuni della Lombardia, del Veneto, eccetera, si raggiungono a volte percentuali di raccolta 60, 70, 80%, ma con un altro modello di raccolta. Con il modello di raccolta che noi abbiamo messo in piedi, quello del cassonetto, eccetera, e non i piccoli cassonetti o bidoni davanti alla propria porta di casa, che costringono il cittadino a essere più attento, a gestirlo meglio, eccetera, a raggiungere mediamente il 40% sarebbe risultato. E fa bene anche all'occupazione, perché da uno studio, da un progetto Crisalide del WWF del 95, risultava, sono dati dell'Istituto di Tecnologia del Massachusetts, che con il riciclaggio l'occupazione è 20 volte superiore all'occupazione che si ottiene con gli inceneritori. Quindi riciclare fa bene anche all'attività lavorativa, perché sì, ovviamente infatti, crea no, nuovi posti di sì, lavoro. Però non facciamo confusione. Ma perché a volte si sente anche si è sentito anche parlare di apertura, potenziamento di discariche per la salvaguardia di certi posti di lavoro. Invece, però non facciamo confusione. Non è confusione, i dati sono questi. Il rapporto era 80 posti di lavoro per gli inceneritori, 600 per le discariche, 1.600 per il riciclaggio. Per legge non bisogna incenerire nessun materiale che è recuperabile, quindi le due cose non sono alternative. Sì, certo. Oggi abbiamo una situazione per cui vanno materiali recuperabili in discarica, perché non stiamo investendo anche sul recupero. Quindi va incenerito ciò che non è recuperabile, quindi le due cose non sono assolutamente alternative. Non bisogna dire più occupazione o meno occupazione, secondo me serve l'una e l'altra, perché bisogna investire sia nel recupero che nell'incenerimento, perché l'incenerimento non è uno sfizio, vuol dire recuperare energia, altrimenti li mettiamo sottoterra perché non c'è alternativa e non recuperiamo neppure energia. Però nel piano, ingegner Benassi, nel piano infraregionale dei rifiuti, io vedevo, riguardavo oggi anche i documenti,
Mi sembrava di aver capito che Modena avesse anche con tanto di diciamo di invito da parte della giunta regionale, avesse una scelta tra creare e costruire un secondo inceneritore, che potrebbe essere questo di cui stavamo parlando, o potenziare con una quarta linea l'ex AMIU, cioè il nostro attuale inceneritore di via Cavazza. Ma come mai dal 96 a oggi siamo andati invece nella direzione di fare l'uno e l'altro? Qualcosa non ha funzionato? No, attenzione, l'opzione poteva essere o costruire un impianto ex novo e mantenere, sì, quello di Modena, o ampliare quello, sì, di Modena, certo. Ma l'ampliamento per ragioni fisiche, proprio per problemi di disponibilità di area sul impianto di Modena, non consente di andare oltre certe misure, per cui si è optato per ampliare. Ma sostanzialmente è come se si facesse un impianto è nuovo, un ampliamentino unico. Piccolino è un ampliamento consistente, no, non è quello del terzo linea aveva dato adito a tante discussioni. Questo qui non è passato un po' sotto silenzio, questo adeguamento? Io ho presentato questo progetto a Mezza Modena, quindi sono stati contenti? No, contenti non lo so. Nessuno ovviamente ha alzato le bandierine di gioia, ma neppure l'opposizione, che io ho incontrato le associazioni, ovviamente invitato dalle amministrazioni, ho incontrato le associazioni ambientaliste, o i gruppi consigliari in Comune a Modena, perché essendo il comune che deve ricevere l'impianto, ovviamente vuol sapere brevemente qualcosa. Brevemente un piccolo flashback politico di storia Tangentopoli, forse troppo in fretta dimenticata. Questo adeguamento del terzo forno, sì, negli anni appunto di Tangentopoli creò un imbarazzo che poi fu superato a Modena, insomma si parlò apertamente di mazzette legate a questo poi fallimento. Prima pagina dei giornali, non credo che... Ah beh, ma i giornali non sono la Bibbia, ma nonostante insomma, un'inchiesta dalla procura di Monza, dalla magistratura di Monza, per una ditta che avrebbe ricevuto, insomma, poi l'adeguamento del forno di Modena, ma anche per Trieste, per Savona, fu una grossissima inchiesta, che si concluse comunque con il fallimento di questa ditta. Sì. E mi sembra che poi il Comune, 2 o 3 anni fa, decise di entrare nel procedimento di questo fallimento, rinunciando però in parte al debito. No. O sbaglio? Può chiarire questo aspetto? Io adesso chiarisco quello che so. Molto brevemente, perché chiarisco quello che so. Pochi minuti, per curiosità, per vedere anche quali. Non giochi un carico, essere... poi non mi lasci il tempo di reagire, no, perché no, sennò. Ha detto che era una cosa che non era importante. Faccio quello, ha detto lei. Dunque, l'impianto di Modena è entrato in questa vicenda solo sui giornali. Non c'è stata nessuna indagine sull'impianto di Modena. La ditta è fallita, con ogni probabilità per le ragioni, anche per le ragioni, sì, che diceva lei, dal mio punto di vista, da come l'ho vista sul posto, anche perché, voglio dire, si è ritrovata, sì, un po' a disagio, sì, a costruire quell'impianto, diciamo così. È fallita, per fortuna, il giorno stesso in cui aveva finito completamente la costruzione, per cui il Comune dispose che AMIU, allora, Meta non c'era, procedesse all'avviamento con tutte le prove, e l'abbiamo fatto noi sostanzialmente. No? Ecco, questo è quanto è successo. Io so anche di un'indagine, perché è chiaro che essendo coinvolta una ditta che ha avuto questi problemi, io mi ricordo il suo amministratore delegato, qui non ricordo più il nome, che fu arrestato, quindi qualche cosa immagino ci fosse, ma non, da quel che so io, e un po' so, glielo posso assicurare, non fu interessata l'appalto di Modena. Su questo ho certezza. Poi la ditta fallì. Modena, il Comune di Modena si intromise ovviamente nel fallimento, perché la ditta dove aveva finito l'impianto, è vero, ma aveva degli oneri di avviamento, certo, che ovviamente non fece, e il Modena lì commissionò in un qualche modo a noi di AMIU, visto che era la stazione appaltante. Il Abbiamo di bruciato qualcosina anche lì, però, o no? No. A livello economico. Purtroppo bisogna vedere come andrà a finire questo benedetto fallimento, sì, e cosa il Comune di Modena, sì, riuscirà ancora, a portare a casa. Ancora in ordine. Credo sia ancora in corso, ma in francamente corso. Non lo so. Beh, questo insomma so. per sottolineare come sia un grosso argomento questo degli inceneritori a tutti i livelli, anche perché comunque veicola anche grosse cifre, perché non stiamo mica parlando, sì, ma anche di fabbriche, le strade e le ferrovie, per cui non è solo gli inceneritori. No, beh, adesso facciamo una puntata alla volta. le ho bruciato, no, non lo so, però ce ne sono molti, indubbiamente. La prossima puntata invece stavolta la teniamo un po' di sorpresa. Comunque possiamo dire che sarà un argomento che probabilmente si rivelerà molto utile per i modenesi, per tutti i modenesi.
E ricordiamo anche l'appuntamento appunto di giovedì con Piazza Grande alle 20.45 in diretta da Telemodena. E abbiamo anche una piccola novità di adeguamento tecnologico anche noi. Già da partire da questa settimana la puntata che avete visto andrà anche in onda su internet in video streaming presso il sito www.osserva.it, dove c'è un link evento Telemodena e lo troverete lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 16. Io vi ringrazio per l'ascolto, andiamo tutti a meditare su inceneritori o gasificatori di un tipo o di un altro e cerchiamo di non consumare oltre il nostro 1,6 kg di rifiuti giornalieri. Riduciamolo a 1,5 di produrre, giusto, anzi portiamolo a 1,5 se è possibile, pian piano.